cordiale saluto a voi tutti, gentili amici, e benvenuti a questo appuntamento speciale di Laos. Due puntate che dedicheremo con questa e la prossima trasmissione a una figura davvero importante per quanto riguarda anche la diocesi di Lodi, ovvero Don Vincenzo Grossi, che sarà canonizzato il 18 di ottobre a Roma da Papa Francesco, il fondatore dell'Istituto delle Figlie dell'Oratorio. E ci troviamo in un luogo particolare, Paola. Esatto, buongiorno a tutti, ci troviamo nella casa generalizia, madre delle figlie dell'oratorio, che sono appunto l'ordine fondato da Don Vincenzo Grossi. Ma vediamo chi era nello specifico Don Vincenzo in questa scheda biografica che vi stiamo per proporre per ripercorrere le tappe principali della sua vita. Il beato Vincenzo Grossi nasce a Pizzighettone, in provincia di Cremona, il 9 marzo 1845. Penultimo di 10 figli, appena nato viene battezzato nella chiesa parrocchiale di San Bassiano. In famiglia riceve la prima educazione alla fede. Dopo aver ricevuto la prima comunione, Vincenzo esprime il desiderio di diventare sacerdote. A 19 anni entrerà in seminario, verrà ordinato il 22 maggio 1869 e successivamente nominato parroco di Regona e poi di Vico Bellignano. Particolarmente attento all'educazione delle nuove generazioni, rimane colpito in modo particolare dalla miseria morale e religiosa della gioventù femminile, tanto da fondare nel 1885 la prima comunità delle figlie dell'oratorio, perché collaborassero con i sacerdoti nella formazione ed educazione della gioventù femminile. Il 7 novembre 1917, per peritonite fulminante, Don Vincenzo Grossi muore presso la parrocchia di Vico Bellignano. Il 1 novembre 1975 viene beatificato da Papa Paolo VI. Sarà canonizzato il 18 ottobre 2015. I suoi resti mortali riposano nella cappella della casa madre delle figlie dell'oratorio a Lodi. Abbiamo dunque sentito una scheda biografica della vita di Don Vincenzo Grossi. Suor Marilena Borsotti, parliamo del vostro fondatore, di Don Grossi come parroco. Che parroco era? Don Vincenzo ha vissuto per la maggioranza della propria esistenza l'esperienza di sacerdote, in modo particolare di parroco. Questa missione ha veramente investito tutto il tempo che ha avuto a disposizione, coinvolgendo tutta la sua mente e tutte le sue forze. Era profondamente pastore, consapevole di dover dare al proprio popolo tutte le proprie risorse attraverso l'educazione, attraverso le espressioni tipiche del ministero sacerdotale, attraverso la sollecitudine nei confronti dei più deboli, degli ammalati e dei più poveri. E soffermiamoci anche su una particolarità, ovvero quella che era la sua fiducia nella provvidenza. Ecco, la fiducia nella provvidenza è un elemento caratteristico della vita di Don Vincenzo, che si nota fin dalle prime battute della sua vita. Quando, dopo la prima comunione, chiede ai genitori di entrare in seminario, ma a malincuore gli viene presentato un rifiuto perché era necessario il suo lavoro nel mulino paterno. Ecco, lì già bambinetto dice: non è ancora suonata l'ora di Dio, aspettiamo quando sarà il tempo favorevole, quando il Signore vorrà. Questo aspetto dell'attesa e dei tempi, delle modalità della provvidenza, diventeranno poi un elemento caratteristico anche della sua vita d'adulto e della sua missione sacerdotale, proprio come sguardo particolare di interpretazione sugli eventi alla luce del volere di Dio. Abbiamo parlato di Don Grossi parroco, nella sua fiducia nella provvidenza, e parliamo adesso di Don Vincenzo Grossi come educatore. Sì, l'aspetto dell'educazione è un altro elemento caratteristico della missione di Don Vincenzo Grossi. Il suo impegno è rivolto in modo particolare nei confronti dei bambini, dei ragazzi, dei giovani, nel contesto parrocchiale. Don Vincenzo ha vissuto la sua esperienza in contesti rurali e quindi decisamente svantaggiati e caratterizzati anche dalla povertà e dall'ignoranza. Decide quindi di fare qualcosa per la gioventù a lui affidata, accogliendo prima di tutto i ragazzi nella propria casa,
e impegnandosi, donando del tempo per istruirli e soprattutto per evangelizzarli, per catechizzarli. In questo possiamo riconoscere quella che era la sua dedizione per far scoprire a questi giovani, a questi ragazzi, principalmente la loro dignità di figli di Dio, al di là dello svantaggio di carattere sociale e di carattere epocale. Successivamente il suo impegno educativo si rivolgerà attraverso l'Istituto delle Figlie dell'Oratorio, in modo particolare alla gioventù femminile particolarmente svantaggiata e particolarmente provata appunto anche da alcune situazioni di difficoltà proprie di quei tempi. E a questo proposito entriamo più nello specifico di ciò che ha animato il vostro fondatore nel dar vita all'Istituto delle Figlie dell'Oratorio. Ecco, Don Vincenzo parte dall'osservazione della realtà. In una nota storica, lui stesso ha lasciato scritto che uno dei motivi della fondazione dell'Istituto è stata la constatazione della grande miseria morale e materiale della gioventù femminile. Da qui nasce l'idea di fare qualche cosa, in modo particolare in aiuto ai parroci, dedicandosi in modo particolare appunto all'educazione delle giovani, della gioventù femminile, attraverso un istituto di consacrate che potessero presentarsi anche in modo semplice e disinvolto per evitare quel distacco fra loro e la gioventù che poteva essere svantaggioso dal punto di vista pedagogico. Grazie per questo primo contributo, poi più avanti nel corso di questa nostra trasmissione incontreremo ancora Suora Marilena per parlare del miracolo. Ora vi proponiamo un contributo realizzato da Sara Fornari della nostra sede di Roma per approfondire ulteriormente l'aspetto del carisma di Don Vincenzo Grossi. Cos'è la paternità spirituale che Don Vincenzo ha esemplificato, ha vissuto e ha insegnato con la sua vita? Lui è stato padre per tutti i suoi parrocchiani. Mi è capitato qualche volta di definire le due parrocchie come due figli e non ho mai incluso l'istituto. E spiegherò perché l'istituto non lo considero come il figlio, perché effettivamente lui ha visto l'istituto come un prolungamento di quella che è stata la paternità all'interno delle parrocchie in cui ha esercitato il ministero. E anzitutto si è occupato di tutti, la sua sollecitudine è stata per tutti, attento alle problematiche sociali, familiari, economiche della sua gente, per cui ha fondato una società del perpetuo soccorso dove, versando una lira al mese, i lavoratori in caso di malattia ricevevano una lira al giorno, per dire, oppure ha dato vita a una scuola per i bambini totalmente gratuita, altre iniziative. Però quello che lo contraddistingue per me, secondo me, ma nella realtà, è la sua attenzione ai giovani. Un'attenzione che ha le radici in un contesto storico, sociale. D'altra parte tutti i carismi si inseriscono nella storia, in un momento storico, e sono la risposta a un bisogno, a un'esigenza che viene dalla realtà. La prima cosa che ha fatto è impegnarsi lui in prima persona. E quindi ha cominciato non a creare delle strutture, non aveva le possibilità prima di tutto, ma poi non era neppure la sua idea, il suo progetto. Ha cominciato a usare le strutture che già esistevano in diocesi, l'oratorio, i circoli giovanili, ma quello che l'ha caratterizzato era una rete di relazioni che stabiliva con questi giovani, anche con le ragazze, all'insegna della quotidianità e della familiarità. Due coordinate, quotidianità e familiarità, che ci richiamano un po' la casa, dove il padre può esercitare veramente, dove esercita davvero il suo ruolo di guida, di formatore, di maestro. Lui predicava le missioni in tanti paesi, si rendeva conto che c'erano tanti altri giovani ed è lì che ha avuto l'intuito di formare un gruppo di giovani, di ragazze, di donne, che si occupassero anche loro, che fossero la lunga mano, la sua lunga mano. Quindi la sua paternità prolungata attraverso questa maternità. Potessero raggiungere questi giovani, non solo quelli vicini della sua parrocchia, ma anche quelli lontani, geograficamente e nel tempo. Paternità spirituale, attenzione educativa, sono alcuni aspetti della sua spiritualità. Che eredità lascia?
in particolare alle figlie dell'oratorio. Il nostro fondatore ha chiesto alle sue suore di sacrificare alcune cose importanti per i tempi, l'abito per esempio. Siamo nate senza abito religioso, perché lui diceva sappiamo che difficoltà hanno le ragazze più dissipate ad accostare una figura di suora con questo abito, mentre invece dovete raggiungerle là dove sono, così come loro, vestite come loro, senza sacrificare la cappella. Adesso il codice di diritto canonico chiede una cappella nelle nostre case, ci sono delle motivazioni valide, però come orientamento, pur avendo eventualmente oggi ancora la cappella, ma viviamo all'interno della parrocchia e andiamo anche per la preghiera in parrocchia. E quindi ha chiesto ancora questo contatto immediato, ma di fronte a questa, tra virgolette, non visibilità esterna, voleva una vita religiosa profonda, interiore, e su questo lui ha molto molto premuto. Un carisma quindi molto attuale, quello di Don Vincenzo Grossi. Sì. Se io penso in questo momento, una cosa, una riflessione, no? Lui è figlio del Vaticano I, dove la Chiesa è gerarchica. Il Vaticano II ha coniato quell'immagine di Chiesa Comunione, e queste suore che lui ha voluto all'interno della Chiesa, alla pari, in mezzo al popolo, per il popolo, per la gente, per le giovani in particolare, questa comunione è veramente una, tra virgolette, profezia. E credo che sia anche la riuscita, in un certo senso, dell'istituto. Ringraziamo ancora Sara Fornari per questo contributo da Roma. Siamo adesso in compagnia di Suor Giovanna. Quali le esortazioni del fondatore che lei ricorda come particolarmente significative nei suoi primi anni di servizio all'interno dell'istituto? Ecco, siccome io sono stata parecchi anni nella casa di riposo, e come dire, va bene, c'era lo spirito delle figlie dell'oratorio, la gioventù, ecco così. E in questa comunità c'era un bel gruppo di sorelle anziane e si parlava, cioè loro mi dicevano: guarda che il lavoro, il direttore diceva questi sacrifici e offrirli al Signore, avevo appena fatto la professione dopo 3 giorni, insomma. E lavorare con lo sguardo in alto, anche nelle cose più umili, come succedeva, cioè sapevano benissimo che andando lì non c'era l'esperienza varia, chissà quale. Comunque io sono felice di averlo fatto e tornerei indietro, è così. Era appunto questo spirito di sacrificio, di donazione, cioè bisognava stare insieme il tuo lavoro, la tua donazione, la tua visuale spirituale, e di lì, secondo quello che mi dicevano le sorelle, tu troverai. Troverai la forza di andare avanti, perché non era un lavoro tanto, insomma, stare con gli ammalati, stare con, ma comunque ripeto, io sono stata benissimo. E queste esortazioni, più o meno, lo spirito, ecco, loro dicevano, il direttore diceva di mettere lo spirito proprio in queste in questi interventi, in questo lavoro, in questo contatto con gli anziani, una buona parola, il tuo sorriso, cioè dopo veniva poi detto il come io mi dovevo comportare, ecco. Le sue consorelle anziane le hanno quindi trasmesso molto dell'esperienza e della vita? Assolutamente sì. Io direi lo spirito del fondatore, loro lo portavano dove andavano. Io ho visto sorelle meravigliose, veramente, e il sacrificio non fatto pesare, lo facevi con il sorriso, con la gioia, con cioè quello che poteva per coprire eventualmente questa forma di sacrificio. Questo ne ho incontrate tantissime.
Cosa ricorda dell'amicizia tra Don Vincenzo Grossi e Monsignor Trabattoni, prete lodigiano e fondatore della Casa Divina Provvidenza di Maleo? Ricordi bellissimi, perché noi andavamo in parrocchia e si parlava di Monsignor Trabattoni e del Don Vincenzo. Parecchie volte ci chiedevamo noi, così come a livello di comunità, la casa di riposo era già aperta, perché quando è andata una delle nostre prime sorelle, mi pare sia andata nel 30, ecco, erano già 18 gli ospiti alla casa di riposo. Naturalmente, cosa poteva dire? Dicevamo, come facciamo noi donne, che insomma siamo anche capaci di... Chissà se è stato Monsignor Trabattoni a chiedere qualche sorella, oppure dai rapporti di amicizia bellissimi che aveva con il fondatore, non sia stato il fondatore, non so, l'amicizia ti fa dire se hai bisogno, ci sono. E facevamo queste considerazioni, visto i rapporti stupendi che c'erano, ecco, c'era tra di loro. Noi vivevamo anche, diciamo, un po' di fantasia, visto due uomini saggi, dicevamo, cosa può, più che... Cioè, l'interesse era generale, fare il bene, farlo bene, la carità cristiana, in vista che il Signore ci vede. Cioè, loro ti davano proprio degli sproni, ecco, così. Bene, ringraziamo Suor Giovanna e continuiamo ad approfondire la figura di Don Vincenzo Grossi e della sua attualità. A questo proposito, Giacomo Biancardi ha intervistato il Vescovo di Cremona, Monsignor Dante Lafranconi. A me sembra che, se guardiamo in modo specifico alla vita consacrata, quella congregazione che è nata dalla ispirazione di San Vincenzo Grossi, si debba dire che il valore della vita consacrata sta nel vivere in maniera appassionata, convinta, con dedizione di tutta la vita, il servizio al Vangelo. In questo caso specifico mi pare che il servizio al Vangelo volesse dire soprattutto una attenzione educativa alla gioventù, e Vincenzo Grossi sottolineava in modo particolare la gioventù femminile. Quasi che vedesse già al suo tempo questa realtà della gioventù femminile come una porzione della vita della Chiesa, della vita sociale, particolarmente degna di attenzione. Ed è bello che il pensare ad una congregazione che si dedicasse pienamente all'accompagnamento, alla crescita nella fede, alla crescita umana della gioventù femminile, avesse avuto questa intuizione. Togliamo anche quello che può suonare come immediatamente una separazione, quindi facciamo che queste suore abbiano un abito normale, normale, che inizialmente ha fatto sorgere, almeno nella diocesi di Cremona, anche qualche problema. Ma chi sono? Ma che cosa fanno? Ma sono le stesse figlie di Sant'Angela? Sono? Ecco, però è certamente significativo che questa intuizione sia stata raccolta e che dica ancora oggi il valore e l'importanza di persone che si dedicano alla educazione dei giovani, non solo, ecco, ma in modo particolare dei giovani. Beh, un aspetto, un invito riferito all'educazione che è quanto mai attuale. Oggi abbiamo certo una necessità di avere persone che si dedichino a tempo pieno, pensando al futuro delle generazioni che ci sono e che verranno. Poi con la passione evangelica, cioè con la passione missionaria, ecco, che non vuole imporre, ma che si fa accompagnamento umile, discreto, ma preciso, accanto alle persone, insomma. Ecco.
Abbiamo dunque sentito le parole del Vescovo di Cremona, Monsignor Lafranconi. Ora ci troviamo qui con Suor Rita per parlare dell'Istituto delle Figlie dell'Oratorio. Però prima di iniziare questo discorso le vorrei chiedere quello che è il suo legame personale con il fondatore. Allora, il legame personale con il fondatore è che io sono una figlia dell'oratorio e ho conosciuto le figlie dell'oratorio in una realtà di Milano, in un pensionato per giovani, dove io sono stata per 2 o 3 anni perché lavoravo a Milano e dormivo presso questa associazione. E qui ho conosciuto le figlie dell'oratorio, e ho conosciuto attraverso il loro stile di vita, il loro modo di stare accanto alle giovani e accompagnarle, proprio il loro carisma. E noi ci troviamo nella casa di Via Paolo Gorini a Lodi. Ci illustri un po' il perché della scelta di questa casa e che cosa rappresenta per voi. Tanto qui siamo nella cappella di casa madre e che conserva le spoglie di San Vincenzo, che sono proprio qui accanto a noi. La casa madre è stata acquistata proprio da Don Vincenzo nel 1900 per dare una stabilità abitativa alle prime suore, alla prima comunità. Inoltre è stata poi anche costituita sede generalizia, dove appunto risiedono la madre con il consiglio, e in seguito ha anche annesso il noviziato, per questo è casa madre, definita casa madre, perché qui sono state formate a seguire Cristo proprio attraverso la scuola del noviziato tutte le figlie dell'oratorio. Di conseguenza, ogni volta che una figlia dell'oratorio ritorna a casa madre, ritorna alle proprie origini. Parlando dell'istituto oggi, come si articola l'attività da voi svolta nell'attività educativa e pastorale? Sì, direi che c'è una continuità nell'attività educativa e pastorale. Questa continuità è legata all'intuizione carismatica apostolica di San Vincenzo, di Don Vincenzo. Si dà priorità all'educazione ai piccoli nella scuola materna, ai ragazzi nella scuola elementare e nell'oratorio ai giovani, cercando di dare un'educazione autentica dei valori umani e cristiani. Quella che è l'eredità spirituale che vi ha lasciato il fondatore, come risponde alle esigenze educative di oggi, esigenze che ovviamente si sono modificate nel corso dei decenni? Sì, guardando alle richieste attuali anche delle direttive della Chiesa, direi che siamo aperte a quanto anche Papa Francesco ci chiede, che è soprattutto quello di rispondere alla sete di Dio dei giovani attraverso l'accompagnamento, e questo in uno stile che è tipico delle figlie dell'oratorio, anche in uno stile educativo che richiama la gioia, che non è solo un'espressione esteriore di questa gioia, ma richiama la verità dell'incontro con Dio. E a proposito della gioia, il fondatore vi ha dato un'indicazione ben precisa. Quale? Il fondatore si è espresso, cioè presso poco così, dicendo a una sorella che le chiedeva quale deve essere la caratteristica che ci distingue. La sua risposta è stata che vi sia sempre appunto nel tuo cuore la serenità e la pace, come cioè guardando il cielo, dicendo come il cielo è sereno e senza nuvole, così deve essere la vostra vita. Bene, grazie a Suor Rita per questa sua testimonianza. Noi siamo arrivati alla conclusione di questa nostra prima puntata speciale di Laos dedicata a San Vincenzo Grossi, e l'appuntamento a tutti voi gentili amici è per la prossima settimana, dove percorreremo ancora il nostro viaggio alla riscoperta
di Don Vincenzo Grossi con altri contributi e altre testimonianze. Alla prossima settimana.